È per tutti la prima volta? Sì. No. Allora, oggi avete una guida delle eccezioni di Enrico Miglia, che è il nostro nuovo collega che ci guida proprio l'attività del museo. E come appunto avete notato, il museo si trova all'interno dello stabilimento industriale, quindi le attività che svolgiamo qui sono strettamente legate anche a quelle che poi occupiamo come ufficio marketing. L'ufficio si occupa appunto anche della cura delle aziende aziendali, del patrimonio aziendale, e quindi dei documenti, dei prodotti che sono esposti qui. E siamo molto contenti di avervi oggi pomeriggio, perché ci piacerebbe sempre di più rafforzare anche il legame che c'è con il territorio. Il museo è aperto al pubblico, quindi se poi volete tornare o portare qualcuno, sappiate che dal martedì al sabato siamo aperti tutti i pomeriggi. E il sabato in realtà facciamo un orario continuato, quindi dalla mattina alle 9 fino alle 17. Gli altri giorni invece 14-18. E allora in lingua inglese? Facciamo tutto anche in lingua inglese. Allora, se volete una visita guidata, come è il caso di oggi, generalmente vi chiedo di prenotarla almeno con una settimana in anticipo, perché come dicevo appunto le figure che sono al museo sono anche impegnate in altre attività, quindi dobbiamo riservarci uno slot orario, e ha un costo di 7 euro a testa. Salvo poi eccezioni particolari, come per esempio ci sono quelle varie associazioni che decidiamo di fare gratuitamente. E altrimenti la visita può essere anche effettuata senza una guida, e quindi liberamente a costo zero. Però diamo in omaggio una piccola brochure che vi racconta il percorso, quindi in realtà potrebbe anche essere autonomo, diciamo, non è uguale ad avere una persona, ma diciamo è fluire lo stesso. Anche quindi se siete, potete fare fotografie. E anche se volete fare qualche esperienza del prodotto, toccarlo, e ovviamente interromperci ogni volta che volete per fare domande o per curiosità. A questo punto io lascio la parola, magari vi seguo dietro, faccio un po' anche di fila, però avete conto che l'unica è la vostra guida. Grazie. Grazie per il mio contributo. Buongiorno, buonasera, anzi, benvenuti appunto al programma Farmaceum, inaugurato nel 2014 e progettato sotto, progettato da quello che è l'architetto Michele Perucchi, con lo scopo di narrare, raccontare l'evoluzione del museo e non solo, ma anche l'evoluzione di quello che è il design nella storia, a partire più o meno dai primi del Novecento fino ad arrivare ad oggi, tramite l'occhio di Poltrona Bravo. E quello, ad accoglierci qui la piastrina che vedete, utilizzata per le mostre temporanee. Ed oggi la piastrina ospita la collaborazione con il sarto inglese di origini canesi, Oswald Boateng. È un sarto che ha la sua sartoria a Londra, a Saverro, che è una delle vie più conosciute per la sartoria inglese. E la collaborazione, come vedete, prevede la rielaborazione delle icone dell'azienda, che sono il Chester e la Vanity, utilizzando dei nuovi pattern e delle nuove tecniche di stampa che seguono quelle che sono le origini dello stilista. E qua in questi schemi potete notare tutte quelle che sono le fasi di sviluppo del progetto. Un elemento che fa del patrimonio nel progetto è sicuramente il colore, ripreso da quelle che sono le collezioni dello stilista e dalle origini dello stilista. Eccolo, potete vederlo lavorare. E ovviamente un altro degli elementi in comune con Poltrona Bravo è l'artigianalità, l'utilizzo di quella che in Poltrona Bravo chiamiamo intelligenza delle mani, quindi la capacità di andare a produrre qualcosa tramite l'utilizzo delle mani. E l'importanza che Poltrona Bravo dà alle collaborazioni con grandi nomi di architetti e di designer è espressa da questa wall of fame che vedete qui, dove troviamo tutti quelli che sono i grandi nomi, tutti i designer e gli architetti che hanno collaborato più o meno dagli anni 60 con noi Poltrona Bravo. Primo tra tutti quello che è il caso della Poltrona Delta. Ultimo, ma non meno importante, sicuramente l'elemento della pece, che potete anche notare, esposta qui su volontà proprio di Michele Lucchi in queste sfumature di colore che vanno a rappresentare
il paesaggio macchinato, dal mare alla montagna, per sottolineare il legame che l'azienda vuole creare con quello che è il territorio dove risiede. La pelle frau è una pelle unica, diciamo, prodotta e lavorata secondo una ricetta che viene studiata all'interno dei laboratori frau. Proviene da scarto alimentare, quindi non vengono uccisi animali a fine di, ma vengono, diciamo, presi gli scarti di bovini adulti e viene utilizzato quello che è lo strato più superficiale, che ci permette di avere quello che vedete qui, questa sorta di pattern granuloso che vedete, che potete anche cercare. E diciamo, questa ricetta che viene lavorata è volta, la finalità è quella di andare a creare un materiale che sia resistente ma allo stesso tempo elastico, perché deve essere comunque malleabile, deve essere abbastanza elastico da poter sopportare tutte quelle che sono le lavorazioni poi, che vengono fatte. Potete toccare. Quindi quello che sentite è proprio la grana della pelle. La grana è presente proprio perché viene scelto questa prima parte che permette di ottenere questo primo fiore che poi viene chiamato. Continuando nella vista, ci spostiamo un po' in quelli che sono i laboratori dell'azienda. Poi a Torino, perché sposa la Torinese Sabina Picazzi, che è la donna che vedete qui. Tenetela in mente perché poi sarà una figura importante nell'evoluzione dell'azienda, perché quando Renzo morirà, la moglie negli anni 30 assumerà le redini dell'azienda. E quindi Renzo inizialmente a Torino lavora come rappresentante di pelle sintetica e lavora soprattutto per quello che è il mercato inglese, quindi ha modo di viaggiare in Inghilterra, di conoscere quelli che sono i prodotti inglesi e di innamorarsi di quello che è il Chester inglese. Tornato in Italia inizia a, appunto, lavorare con i primi prodotti, quindi apre il suo primo laboratorio a Torino e diventa, costruisce un giro di conoscenze, no? Nella Torino che in quegli anni era il centro nevralgico della cultura, dell'industria, era un luogo che offriva molte opportunità di lavoro.
E quindi crea questo giro di conoscenze tra intellettuali e persone comunque importanti e diventa, come possiamo vedere in questo documento, il primo fornitore della famiglia reale. E proprio per la famiglia reale vengono prodotti questi prodotti che voi vedete esposti. Prodotti che sono prodotti storici originali, vengono dall'archivio, dal nostro archivio Crao, e testimoniano appunto quello che è la qualità del prodotto, quello che è il concetto di un prodotto senza tempo che grazie ai suoi materiali arriva fino ai giorni nostri. E questa è la poltrona 1919 per la sua anno di produzione, prodotta per il Duca di Pistoia, che appunto qui è la sua popolare e fumare il suo sigaro. Siamo invece a differenza tra un prodotto del genere pensato per la casa e per il relax, da un prodotto invece pensato per spazi un po' più pubblici, in cui diciamo, la finalità non era quella di riposarsi, ma era quella di essere seduti e conversare, appunto scambiarsi. Quindi questi erano invece prodotti creati per gli intellettuali che erano soliti sedersi e conversare tra loro negli spazi più pubblici. Un elemento importante in questi anni, come possiamo vedere nel tavolo, è che sin dall'inizio uno dei punti forti dell'azienda è la pubblicità. E qui troviamo delle illustrazioni particolari che ci mandano un messaggio che rimane. Qui troviamo il Cristo seduto sulla poltrona Frau, che dà l'idea di un po' un forte termine, no? E qui invece una donna. Esatto. E qui invece una donna seduta in questa poltrona Frau, che sembra sentirsi libera, no? Di esprimere se stessa in questi anni in cui invece magari il ruolo della donna era diverso. E invece la donna in questa poltrona vestita con questa sottoveste, quindi anche libera di mostrare questa, si siede e con il fumo della sigaretta va a rappresentare quella che è la parola Frau, che non è solo il cognome di Renzo, ma in tedesco significa signora. Una casualità che però viene utilizzata in questo caso a livello pubblicitario per far sì che l'azienda venga conosciuta anche da altri mercati. Potete guardare tranquillamente poi quando ci siete proseguiamo. I piedini, sì, i piedini venivano utilizzati nelle rotelle che voi vedete qui. Appunto avevano la funzione di spostare la luce, comunque non era proprio spostare, quindi permettevano che la persona venisse spostata nel punto in cui durante il giorno la luce naturale era maggiore. Infatti qui vediamo l'evoluzione dei prodotti storici che abbiamo visto poco fa. L'evoluzione qui del 1919, dove rimangono i piedini, come abbiamo dato lei. Sì, si pensa anche all'aspetto funzionale del prodotto. Quindi qui vediamo appunto che rimangono i piedini, ma cambiano le dimensioni. Cambiano le dimensioni perché ovviamente cambia anche la vastità della popolazione, quindi la poltrona è un po' più grande e cambiano le dimensioni del piattino, a cui oggi può essere appoggiato anche un bicchiere. E qui invece l'iconica Chester. Cioè, questo però è una misura extra. Questo è il Chester One, quindi la misura più grande. Esatto. E qui vediamo la caratteristica della lavorazione capitone, che nei suoi dettagli rende il prodotto Chester Poltrona Frau unico nell'analisi. Quindi vengono utilizzate sempre lo stesso numero di pieghe, la lavorazione capitone, quindi
l'attacco del bottone arriva in profondità nella struttura stessa. E poi troviamo le molle presenti anche, diciamo, fino alla base, al mezzo. Quindi qui questa non è una struttura in legno, ma offre il comfort, appunto. Potete toccare, siete liberi di fare anche un'esperienza appunto tattile. Questi sono gli anni in cui appunto Renzo Piano muore e sua moglie assume le redini dell'azienda. Sono anni a livello storico e sociale difficili, sono anni di crisi in cui le aziende devono mettere in atto delle nuove strategie di mercato. E Savina Pisati decide di andare a produrre dei prodotti in cui sia presente la combinazione tra la pelle e il tessuto, perché è un materiale più economico ed anche più semplice da pulire. Iniziano ad essere creati i primi prodotti per i veri spazi pubblici, che quindi subiscono più stress e possono essere sporcati più facilmente, e quindi l'utilizzo del tessuto permette una pulizia più semplice. Negli stessi anni l'azienda inizia a lavorare, diciamo, con dei mercati nuovi, perché produce gli interni per il transatlantico Rex, un transatlantico che, come il Titanic se vogliamo, faceva appunto percorrere questo lungo viaggio verso l'America, e questo lungo viaggio consacra la comunità delle poltrone Crown. Qui anche Vanity negli stessi anni, infatti questo è un schizzo, esatto, un disegno tecnico originale della Vanity che nasce in questi anni, nel colore rosso, che forse qualcuno lo ricorda nei cartoni Topolino. Non so se qualcuno ricorda questa immagine di Topolino seduto in questa Vanity rossa. Qui vediamo ad esempio dei cataloghi in cui il prezzo veniva scritto a matita, perché appunto questo permetteva di cambiare in modo veloce, e poi non so come la crisi del mercato. Grazie.
mantenendo però lo stesso, gli stessi valori con cui l'azienda è nata, quindi l'artigianato, la qualità dei materiali e come vediamo nascono dei prodotti nuovi, dei prodotti dai colori nuovi, più vivaci, più brillanti, dalle forme innovative. Questo è il letto Lullaby, appunto il primo letto in questa forma che è l'azienda produce. E vi chiederete come fa un'azienda che da Torino cambia città a mantenere gli stessi valori, come fa a mantenere lo stesso valore di artigianalità. Non è detto che tutti gli operai decidano di spostarsi a Torino Trentino. E così avviene in effetti. Solamente un artigiano accettò i servizi. E è questo che vi vedete qui. Aldo Giacomo, e grazie a lui appunto fu possibile trasmettere queste azioni, questa manualità ai nuovi artigiani poi della gente Torino. Qui vediamo il letto Lullaby pubblicizzato in una maniera nuova, in una maniera innovativa, viene trasportato in Piazza Duomo a Milano nella sua versione rosa e diminuisce un po' quello che è la linea, diciamo, la distanza tra i consumatori e l'azienda, no? Quindi può essere visto, toccato da tutti, provato da tutti. Negli stessi anni, abbiamo detto, nel 1965, grazie a Franco Moschini, nascono le collaborazioni con tutti quei designer che abbiamo visto nella parete all'ingresso, esatto. Primo tra tutti, la poltrona Detta. Una poltrona che arrivava da casa disassemblata. Quindi un concetto nuovo, un concetto innovativo. E l'acquirente era in grado appunto a casa di assemblarla da solo. Esatto. Per gli anni in cui ci troviamo, sì, è qualcosa di innovativo. Tale da sentirci appunto parte di questa.
appunto queste forme che voi ritrovate. Soffice che ci viene dato appunto da questi grandi cuscini e da questo appoggiatoio per materiale. Esatto. E a livello pubblicitario, come potete vedere, inizia quello che è l'utilizzo di testimonial. E lì troviamo infatti Fellini, Umberto Eco, le sorelle Fontana, Gaio Lenti. Qui troviamo invece la prima collezione di pelle a colori di Poltrona Frau, e questo è invece il disegno tecnico della Poltrona Anthropovirus, che vedremo tra poco, che appunto riprende quello che è il concetto di ergonomia di cui parlavamo prima, e capiremo perché tra poco. Quando diventa chaiselongue, vengono abbassi e diventa appunto lo stagio di lettino sostanzialmente, non ha un meccanismo reclinabile nel senso che conosciamo oggi, però già negli anni 80 era molto innovativo soprattutto per quello che poi. E questo movimento parte dalla quarta vertebra, perché l'idea è quella che dalla prima alla quarta vertebra noi siamo tutti uguali e poi la forma di innalzare cambia. E quindi ognuno ha necessità di adattare la seduta Thank you.
progettare, quindi non crea solamente il prodotto, ma progetta, ma è in grado di lavorare con più materiali. Qui vediamo l'utilizzo del tessuto, l'utilizzo del legno, l'utilizzo del vetro, e ognuna di queste persone che voi vedete si adatta e segue quella che è la forma e quelli sono gli elementi del posto in cui poi lei va a vivere. Vediamo ad esempio qui come viene ripreso il pantalone. In questo prodotto vediamo la combinazione di tessuto e di legno, perché il tessuto è un accumulatore di del suono, assorbe molto di più il suono, quindi per equilibrarlo è stato inserito il legno. Un altro elemento è il fatto che i prodotti seguono appunto non solo gli elementi dei vostri clienti, diciamo, per aprire, ma anche quelle che sono le forme. E diciamo, secondo me questo concetto è veramente tanto visibile nell'auditorium del Parco della Musica, da Renzo Piano, quello che c'è, Renzo Piano fatto. E qui non solo viene usato il legno di ciliegia, che è lo stesso legno con cui si producono gli strumenti musicali, ma vediamo che questa forma segue la forma del dentito. Questa è ideata per la lancia della Revolta di Hong Kong, e quello che un po' si è fatto era una collaborazione molto lunga, perché dopo di questa, negli anni della pandemia, è stato diciamo rielaborato il prodotto e Fortuna Frau ha ideato insieme a Pastore e Pace un prodotto simile ma di vestito in pelle, senza la presenza di questo appunto sicuramente, ma per gli anni di cui stiamo parlando è un progetto molto innovativo, perché non è una semplice poltrona, è un luogo in cui il singolo può trovare la sua privacy in un ambiente pubblico. Ne sentiamo la necessità, diciamo che durante il periodo pandemico noi abbiamo sentito più di tutti la necessità, la desiderio di fatto. Però questo è un prodotto che va in realtà negli anni 90, quindi sì, poi sotto il periodo della pandemia è stato molto rinnovato, è stato creato un prodotto nuovo che si chiama Cove, appunto di vestiti di pelle. Intervistare, non si è più seduto intorno a un tavolo, ma
mostrando le braccia e quindi mostrando orologi, anelli, facendo anche pubblicità che stiamo indossando. Funzionale. E qui invece abbiamo il divano Kennedy, insegnato da Gianna Rizzo, per il mercato americano. Infatti vediamo, ma il nome, diciamo, il nome nella sua versione francese, quindi Kennedy, per dare omaggio al designer. E qui si nota subito una particolarità. Non so se qualcuno vuole provare a indovinare quale particolarità. Esatto. Che è una rielaborazione di quella che è la tecnica capito me in versione un po' più moderna, con l'applicazione di questa cucitura a Hitz. Toccate pure se volete, sì. Periodo in cui l'azienda si apre a nuovi mercati e diciamo che come vediamo a livello pubblicitario anche sparisce, no, la presenza del testimonial, o comunque non c'è più nella pubblicità la figura umana, ma il prodotto grazie alla sua grazie alla qualità dei suoi materiali e alla capacità degli artigiani riesce da solo ad occupare l'intera scena. E uno dei prodotti iconici è la poltrona Dondò, sempre rimasto per lo stesso designer del Kennedy che abbiamo visto, e è esempio di recupero di un elemento storico, o comunque passato, quello che è il dondolo, rivisitato in una chiave più moderna, che è espressa non solo dai materiali ma anche dalle tecniche di lavorazione, come questa doppia cucitura che dà una sensazione molto di qualcosa di moderno. E allo stesso tempo la poltrona Ivra, la cui particolarità è quella di poter cambiare la sua, la seduta rimane, ma lo schienale può essere cambiato. Vediamo meglio qua magari, in queste immagini, vedete come appunto il prodotto può essere personalizzato. Quindi rimane la stessa seduta, ma cambia lo schienale. Può essere personalizzato.
poi questo sarà, diciamo, un elemento che, avvicinandoci ai giorni nostri, 2020-2024, l'azienda porterà con sé, e poi vedremo che appunto diventerà l'elemento chiave della produzione. E qui troviamo invece degli schizzi originali dei prodotti che abbiamo visto fino ad ora. Quindi la vani, il punto di vista, la spinale dell'antropovirus, che abbiamo visto la vostra presenza. Inserite, possono essere anche spostate. Qui vedete Hogwarts, perché nel 2014-2016, se non sbaglio, l'azienda viene acquisita da una famiglia americana, che crea quello che è il fondo Lifestyle Design, in cui è compresa anche l'azienda Poltrona Pau. Nella sua versione, questa è la versione con tutta
se è stato tutto chiaro. Grazie. Comunque, se avete qualche domanda da fare, diciamo. Un tema uscito di